piccola premessa prima di iniziare. Come potete vedere e come abbiamo già visto negli episodi precedenti, Claudio aveva tracciato un percorso da seguire, che è quello che vedete con tutti i colori e le varie difficoltà del caso, nel nostro percorso da fare sulla penisola araba, che andrebbe da ovest sempre verso est. Negli scorsi episodi avete visto che abbiamo cercato di avvicinarci al confine con lo Yemen, perché avevamo visto che c'era una possibile pompa di benzina, invece abbiamo trovato una base militare, e siamo andati verso sud, sud-est. Siamo comunque riusciti a fare il rifornimento, poi nella notte abbiamo cercato di risalire verso nord, nord-est, cercando di avvicinarci sempre più alla traccia. È molto importante continuare a seguire la traccia per noi, perché è l'unico modo per poter vedere come sono messe le dune. Sono le uniche fotografie che abbiamo. Fuori dalla traccia non riusciamo più a avere visibilità satellitare proprio a livello di fotografie di come sono messe le dune. Molto importante capire in che direzione vanno le dune, proprio come se fossero delle onde o delle montagne, in modo che rimangano sempre più o meno a nostro favore, cercando di scollinare sempre meno, proprio per non mettere sotto sforzo i mezzi. In una giornata normale di divertimento uno cercherebbe di farle sempre in senso opposto, in modo da attraversare le dune, scavalcarle e divertirsi, ma in una spedizione come questa seguire la corrente, diciamo così, è molto importante per permetterci di continuare per 10-15 giorni il nostro viaggio e poterlo finire. E la parte finale è quella più complicata, e parliamo di 300-400 km, e lo sentirete spesso nei video successivi. La parte finale è quella più complicata ed è quella in cui abbiamo meno informazioni. Come potete vedere, come sono messe le dune è un gran casino, e abbiamo il terrore che siano anche tutte alte 300-400 metri e difficili da sorpassare. Qua la parte marrone, che è la parte veramente più difficoltosa, è la parte che ci preoccupa e che preoccupa di più Claudio, proprio per la difficoltà e l'altezza delle dune, come potete vedere, molto frastagliate. Paghiamo Eric e ce ne andiamo. Salutati. Ok, qui. Sì. Ok. Asfaltati. Andiamo. Andiamo. Allora ragazzi, abbiamo scortato Eric fino alla strada. La strada dell'acqua, quella che abbiamo usato per dove abbiamo fatto riferimento del gasolio col capitano e i militari. Lo scortiamo fino all'asfalto e lui poi può proseguire, perché ha rotto il mezzo. Dietro di me c'è l'asfalto. E abbiamo allungato di tanto. Sono pieno di spazio. Sentivamo odore di gasolio in effetti, sì. Ma cavolo, tantissimo. È arrivata una svampata a un certo punto. Dai, dagli una mano. Vai. Fatta benzina. Siamo? Pisciatina fatta? Pisciatina fatta. Siamo finiti su una strada, questa strada qua. Occhio che c'è l'asfalto e sono dei bei gradini, eh. Siamo, guardate, guardate. Si vede qualcosa. Nuova di zecca. Nuova di zecca. Chissà dove va. Questa va giù sicuramente all'altra strada asfaltata, però chissà dove va su. Sicuramente c'è qualche caserma o qualche altra cosa nella sigla. Io continuerei così. Andiamo. Qua, così c'è il confine con l'Yemen. Abbiamo fatto un asfalto nuovo nuovo, ma non sappiamo dove porti. Che direzione? Di là che sarebbe il... La direzione nord-sud. Nord-sud. Noi dobbiamo andare ad est. Se non c'è, non sono sulle mappe, cavolo, nuovo nuovo, solo i militari possono avere bravo a guarire da queste parti. Tutto bene dietro, eh? Bene, bene, bene. Eccola qua, l'hanno usata Claudio, l'hanno usata. Mamma mia ragazzi, guarda che gradino. Puff. È riempito. Facendo di vallata in vallata, in modo che ci portiamo verso l'obiettivo un po' più in fretta. Sto mangiando sabbia. Devo dire che dopo una settimana siamo veramente in forma. Sono belli caldi, allenati.
pensati, ordinati. C'è ancora più ritmo. C'è ancora più ritmo, è vero. Si vede un cazzo. Ed è un attimo ribaltarsi e star sulle due ruote, eh. Si vede niente. Corte adesso le valli. Sì, perché anche là in fondo si interrompe di nuovo. Solo tipo dei laghi enormi. Ma quasi una prateria qua. Sì. La cosa più verde che abbiamo visto nell'ultima settimana. Esatto. Sosta acqua. Facciamo solo sosta acqua perché abbiamo sete. Se me ne dai un po' mi riempo la borraccia. Stiamo cercando di recuperare un po' le tracce finali. Il percorso di ieri, siamo praticamente al punto di partenza di ieri. Ma, 45 gradi. Siamo a 70 km dalla traccia principale. 70? 3 giorni di ritardo. Era tanto esagerata. Però molto bello. Voglio dire, anche qua non scherza. L'ingegnere è partito. Ma ingegnere, ha trovato la via. Guarda lì ingegnere come va su. Ci dicono dalla regia che siamo arrivati a 45 gradi, soprattutto quando facciamo le valli tipo queste. Che abbiamo cominciato a rubare valli. Sì. Abbiamo già fatto 823 km totali di sabbia. 823 km di sabbia. Oh, Luigino si è piantato. Di strada la stiamo facendo. 823 km dal pieno quello al distributore, solo sabbia, sempre solo sabbia. 823 km da arrivare fuori, e ne avremo secondo me almeno altri 450. Cosa vuoi che sia? Che è successo? No, come mi avrei perso la borsa? Era appesa! Lino! Altino, iniziano ad essere proprio altissime. Nette più che alte, sono nette. Però si sale bene. Hai visto che dislivello? C'è il passaggino lì di fianco, ma sei troppo forte. Cazzo, te la scalata del K2. C'erano un po' le dune del Murzuk che c'erano sti salitoni. Salto! No, sei così.
aggiornamento, ragazzi. OK, 47 gradi sono tanti. Siamo a 47 gradi. Il caldo si sente. Anche la sabbia è diventata mollissima. Super molle. Però non ci ferma più nessuno. Andiamo su con piacere. Ma comunque, se si riesce a fare qualcosa, riusciamo a fare il pezzo più difficile. Bisogna farlo veramente alle prime ore dell'alba. Lì dobbiamo calcolarci. Verso sera, perché quest'ora è impossibile. Non si vede niente. Poi esatto. C'è una luce che non si vede. Non si vede nulla. Come prima, faccio strada, tu mi stai dietro, quando arriviamo sulle dune, perché si sentono più sicuri, facciamo più strada, tu fai l'attraversamento e io sto per ultimo. Devi andare in pensione. Sì. Perché oltre questo non si può fare. Su Marco. La gazzella, accelera! Oh, sei traverso. Un taglio mostruoso. Ho detto non ce la fa. E c'ha ragione Luigino che ha detto, cavolo, faccio sapere se si errore. Poco, di pochissimo. Vericello, Claudio, arriva Fulvio. Quasi sembra quasi essere in piano, invece poi scendi. La fiducia. È crollato. Beato lui. Scusi, per l'ombrellone da sdraio? Non c'è nessuno che me lo affitta. Va bene. Me lo promette? Non si trova nessuno, non mi caga nessuno. Però la sdraio certo. Sempre dei tiny che perdono, e guardate come, guarda che peso, e di là hai detto che è ancora peggio. Ci cioè, svuotiamo le tiny, che in più è anche fresco oggi, dai, il caldo si sente. Io bevo questa. Il sistema giusto per ruotare le taniche così di traverso. Ci abbiamo il portapacchi, hai visto? Si è crepato. Si è piegato in due. Ecco qua, guarda. Marco sopra. Stiamo andando molto molto bene. Oggi è la giornata dove abbiamo lasciato Eric per la clip. Si procede bene, fa caldo, ma la strada è molto figa. Domani magari salgo con Marco e faccio un po' di clip dalla parte di Marco, così filmo anche un po' Claudio. Ragazzi, fa caldissimo. Quando ci si ferma? Sta diventando molto bello oggi. Ce la stiamo godendo, ragazzi. Stupendo.
siamo all'ora migliore, stiamo recuperando, stiamo aspettando gli altri, che non so se arriva. Il maestro sta osservando. È il matto di Fabrizio. Assurda che sono senza parole. È sempre più bello. Non mi rompe neanche più le scatole del caldo. Siamo dentro un phon gigante. Ma se avessimo un phon sparato. E Marco che non riesce più a togliere la ruota. E come faccio a bere? E come faccio a bere il mio latte al cioccolato, cazzo, adesso? E qua. Se vuoi la mano me lo dici, eh? Io ti filmo solo. Sembra molto bello vedere faticare gli altri, io faccio. Oh! Mi si era piegato. Andiamo, eh. Marco aveva un problema con la ruota. Quindi ha perso la vite che gli tiene la ruota e sta qua. E quindi. Si stacca. Grande roba. Che posto. Iniziamo a essere un attimino stanchi. Per far sempre più caldo. Però è una figata, ragazzi. Guardate che roba. Tanto vento. Oh vita mia, guarda lì come gira. Bella, bella secca questa. Continuiamo a perdere una sacca sopra, per 3-4 volte. Fa caldissimo e siamo qui indietro. Sabbia addosso. Stavo già filmando. Fermo lì. Eccolo! Arrivano anche gli altri. Tra poco. Perché a volte ti puntano. Claudio, mi sa che vogliono far campo perché sono stanchi, non ne hanno più.
Non ne hanno più, aspetta. Non ne hanno. Non c'è un po' di mastice? No, non ce l'ho. Ti mette quelli lunghi che la gomma è molto grossa lì. Tieni. Qualcosa col vento, anche te lo.